Grande successo per la quarta edizione della Cinnuta di Carruzzuna. La manifestazione Goliardi è organizzata a Tortorici dal Centro Commerciale Naturale Uricenze. Domenica i Carruzzuna hanno sfilato per le strade del centro, dando vita a un imperdibile evento per tutta la famiglia, con la rivisitazione di un gioco antico che si praticava 40 anni fa e che grazie all'Associazione Uricenze, guidato dalla Presidente Floriana Buttafarro e dal Vicepresidente Antonino Franchina, viene riproposto lungo le vie del paese, affascinando adulti e bambini. Molti partecipanti alla sfida, giunti da tutto il comprensorio onnebrioideo. Una gara entusiasmante che ha visto quattro categorie a confronto. Per la categoria senior a trionfare è stato Ignazio Blasco, che si è anche aggiudicato il cappellino originale Ferrari, offerto dal Ferrari Club di Acque Dolci. In quella junior si è imposto Andrea Bellomo, tra i baby Natale Ravisarda, mentre nella categoria dei prototipi il vincitore è stato Salvatore Greco. Siamo giunti alla quarta edizione della Cinnuta dei Carruzzuni organizzata dal Centro Commerciale Naturale Uricenze. Sono molto contenta che molte attività aperte da poco qui a Tortorici sono entrate a fare parte della nostra associazione. Noi sì, non ci fermiamo mai, cerchiamo di organizzare qualcosa di bello per il nostro paese. A proposito, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che ci appoggia come sempre e vorrei invitare tutti l'11 agosto alla nona edizione dell'edizione di Vanedde Tortorici Arte e il 17 agosto per la seconda edizione della Sagra dell'Ortiga. Queste giornate, oltre diciamo essere belle giornate per il paese, creano anche aggregazione che deriva diciamo proprio dall'incentrarsi su qualcosa, quello di voler ricordare proprio questi vecchi giochi. Oggi i bambini, i ragazzi utilizzano molto le nuove tecnologie, però purtroppo in qualche maniera hanno dimenticato quello che è la manualità di costruire il giocattolo. Purtroppo questo si è perso oggi. Quest'anno abbiamo circa 60 bimbi, tra baby, ci sono i prototipi, abbiamo i senior, comunque oltre 100 iscritti. Stiamo andando sempre a migliorarci, speriamo che quest'anno il centro commerciale ha fatto la quarta edizione, di farne altre 1000. Siamo sempre presenti e aspettiamo ogni anno nuovi iscritti e nuovi bimbi.